Amici ed amiche, un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nostro nuovo appuntamento qui sempre con Euro Truck Simulator 2. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, nella descrizione del video trovate tutti i link che vi servono. Oltre naturalmente, amici di YouTube, nella descrizione trovate anche il link per scaricare la mod direttamente, la mod del TurboStar direttamente dal sito internet del mitico Ralph Garage. Mi raccomando, visitate il sito e, come sempre, nella descrizione del video trovate anche il link per acquistare dai piani bio. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. Allora, ragazzuoli, ho deciso di iniziare una nuova carriera per poi riavviare e quindi introdurre la parte per quanto riguarda la nuova serie del TurboStar. Non vi anticipo nulla ovviamente, ne vedrete delle belle. Allora, ovviamente sto utilizzando la promo insieme ovviamente alla mod del TurboStar di Ralph Garage insieme a una mod che scopriremo molto presto. Detto questo, però, iniziamo subito il nostro tour. Allora, regoliamo alcuni parametri. Ho fatto un reset generale, quindi ho dimenticato alcuni parametri. Allora, vediamo un attimino. Guarda a sinistra. Poi, guarda avanti. Ok. Dovrebbe essere perfetto. Andiamo. Iniziamo la nostra avventura. E saluto naturalmente anche Moreno, ma tutti gli amici e le amiche del canale. Vi auguro naturalmente buon inizio di settimana. E quest'oggi abbiamo avviato una nuova carriera, quindi siamo partiti da zero. Ho fatto solo un viaggetto di prova. Infatti la sede ovviamente è sempre nella città partenopea. Devo però togliere lo specchietto. Come si fa? Ecco qua. Perfetto. Ma prima di fare ciò mi sa che devo regolare. Regolare un po' la visuale in cabina. Girare a sinistra. Ok. Teniamo d'occhio. Il navigatore.
Naturalmente, se siete appassionati di Eurotrack, vi suggerisco di andare a seguire Andrea 80 Biella, la Zappa Storta, insieme a Kaiman Loré. E vi invito anche ad andare a seguire il canale di un nuovo amico che si chiama DJ R80, che fa musica dal vivo, ovviamente musica su vinile. Quindi, se siete appassionati di musica, iscrivetevi al suo canale, oltre naturalmente ad iscrivervi al canale di Moreno, e vi porto anche i saluti di Ale Asso, Mister Aiaiea, che sta riprogettando la sua postazione streaming. Infatti ci saranno delle belle. Se non vi siete iscritti al suo canale, naturalmente vi invito a farlo. Direzione Napoli Roma, e beh sì, andiamo verso. Mettiamo il limitatore e viaggiamo. Buon inizio di settimana, naturalmente, caro Ralph, non preoccuparti che non ho assolutamente dimenticato che il martedì, come consueto, come di consueto, la settimana si inizia con il Turbo Star. Vai. E come dice Moreno, tunzi tunzi. A proposito di Moreno, vi invito a passare il suo canale YouTube perché sta portando dei nuovi contenuti molto interessanti e molto divertenti. Quella, Moreno carissimo, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Pochi istanti fa ho parlato anche di te, non so se sei sentito. Buon pomeriggio, grazie di essere passato. Sto iniziando una nuova carriera qua. Infatti, sto per portare un nuovo format, sempre ovviamente dedicato al mitico Turbo Star di Ralph, ma per introdurlo ho deciso di iniziare una nuova carriera, anche perché avevo notato che nel vecchio salvataggio c'erano un po' di problemi, rallentava un pochettino, quindi in via sperimentale, ecco, diciamo così, sto iniziando a riportare questa nuova serie, come si dice in gergo, nuova di pacca, insomma, nuova nuova, brand new, come dicono gli inglesi. And so here there is my moderator, the one that I was talking with you about him. His name is Moreno 91 underscore VR. I want to suggest you to follow him, and naturally don't forget to follow this channel, like this video, and visit the links down below. Ma mi sa che in settimana ti rifischierà un'altra volta di sera, perché ancora una volta sarai nominata nella serie del Trader Life. Allora, facciamo un attimo gli onori di casa, Moreno. Io noto che questo lagga sempre.
Oh, Paolo, Paolo Pasan, benvenuto nel canale, grazie mille. A proposito, stavo dimenticando di ringraziare Gio709886, Raffaella, Davide underscore mod per il follow quando ero offline. Naturalmente, grazie mille a tutti quanti voi, benvenuti nel canale. Tre di questi amici dovrebbero essere gli amici del canale di del nostro DJ. Allora, DJ Harry 80. Che è un bravissimo DJ che vi invito a seguirlo. Io sabato ho seguito una sua diretta, ha fatto musica dal vivo. Ragazzuoli con il vinile. Ui, caro Dennis, buon pomeriggio, anzi buonasera e buon inizio settimana, carissimo. Andiamo avanti, stiamo consegnando le arance. Consegnato. Inizio della strada, vai Moreno, paga tu. Come hai fatto pagare a me nella tua prima trasfertina su Eurotrack. Grazie ancora ai nuovi iscritti, ai amici naturalmente. C'è anche il nostro amico Dennis. A proposito di Aleasso, vi porto i suoi saluti. Non preoccupatevi, sta bene. Mi ha detto che sta mettendo a posto lo studio televisivo, Aleasso AIA Channel. Quindi mi raccomando, se non lo seguite, vi invito a seguire Mister Aleasso Alegracia. Mister Aleasso Alegracia o Alegragia. Iscrivetevi al suo canale, mi raccomando, attivate le notificazioni. Caro Gaspari, buon inizio di settimana a te e buon inizio di settimana anche al nostro Morino. Insieme al nostro Dennis e a tutti quelli che in questo momento sono passati. Grazie, caro. Non preoccuparti, divertiti, fai le cose tue, se devi andare in qualche altro canale vai tranquillo, non ti preoccupare. Allora, siamo in modalità pro questa volta ragazzi, questa è una carriera pro, quindi avremo il limitatore che funzionerà. Sto in ombra. Ah, sei in Lurk. The Shadow. Saluto naturalmente Mister Gaspari che si è passato a Salutation. Allora, limite 80 km/h. Ci abbiamo il camioncino, quello lì di Moreno qua. Il camion. Mi sono dimenticato di settare alcuni parametri. Sì. Ok, questo funziona. Sempre dritto, ok. Alright, we are doing our very first trips. Looking and waiting for behind the Turbo Star. By Ralph Garage.
allentiamo un po', facciamo passare al collega qua. Vorrei uno scatticchia sempre ogni tanto la live, o è liscia, perché io non so se è il mio browser che se ogni tanto va a fare un po' di, insomma, che si ingastra. Non ho fatto altro che brontolare per 2 ore. Ma dimmi, file mancanti. Sarà... ah, e può darsi pure che ci saranno problemi sui server. Staranno facendo manutenzione. Quindi darsi che questo è il problema, che non ti fa entrare. Ok, allora Bumori, sto settando vari parametri, quindi anche se noto che mi satura parecchio la scheda video, eh. È capitato anche a me, caro Gaspari, a proposito di questo problema, con un gioco che a breve chiuderò ovviamente, che si chiama Heroes and Generals. Molto spesso ci sono problemi sui server e rimane bloccato, quindi diciamo che noi non possiamo farci nulla se non aspettare che risolvano il problema sui server. In questo momento sono in pro mod, sto portando la pro mod e poi ovviamente devo scaricare una mappa che mi ha consigliato il presidentissimo la zappa storta, che è la mappa russa, che mi manca effettivamente, così come devo cercare altre mappe che mi permetta poi di sfruttare al meglio questa pro mod, che dopo dal 2019, l'ultima volta che l'ho provata, prima che uscisse la DLC Italia, la DLC italiana, è da allora che non l'ho utilizzata, perché c'era tutto nelle DLC di Eurotrack. Devo invertire i pulsanti di questa situazione. Fatigation. Ci siamo quasi, Morino. Se tutto va bene, il canale YouTube sta andando abbastanza bene, come anche Twitch. Approfitto naturalmente per ringraziare tutti coloro che durante le loro live fanno promozione del mio canale, come anche io faccio di loro, ma ringrazio soprattutto coloro che hanno deciso di, come dire, di non farlo. Ovviamente saluto e anche ringrazio tutti i canali che in questo momento mi stanno ospitando, e ringrazio anche tutti i gruppi Telegram che annunciano in pompa magna le mie live. Quindi saluto il gruppo della Zappa Storta, il gruppo di Moreno, il gruppo di azienda agricola Salvo Farmer Official. Saluto tutti quanti voi naturalmente. Ma come dico sempre, ringrazio anche quelli che magari per diversi motivi non lo fanno, ma comunque. No problem. Questo è il camioncino di Moreno. Ve lo faccio vedere. È proprio lui, eh? Oh, però così rischiamo di fare due guaiozzi qua.
Purtroppo devo. Poi dopo consegniamo sta cosa. Anzi, ci mettiamo in una posizione così rimettiamo i tasti corretti. Come balbiccia la cabina? Timide 80 km/h. Ok. Comunque ho notato che con un nuovo profilo, nuovo di zecca, va meglio. Quindi a quanto pare il problema in alcuni punti era il vecchio profilo. Quel profilo lì ovviamente lo terrò perché poi potrà tornare utile per in futuro, ecco, diciamo sì, per fare alcune cose particolari che scoprirete. No, anche perché non so cosa, come si attiva. Utilizzo il cruise control per diminuire la velocità e poi utilizzo il freno del semirimorchio per frenare, per avere una frenata più rapida e più efficiente. E se freno solo con il mezzo, quello va lungo. Ah, ottimo! Oggi Morino ha portato cucine da incubo, ho visto che si è messa a tagliare le cipolle. ragazzi, io come mia buona abitudine, prima di venire in live, ovviamente, come dire, per scaramanzia, ma passo sempre dal canale di Morino perché mi faccio sempre prima un giro di tutti i canali degli amici e delle amiche streamers e poi dopo vado in live perché sta cosa mi sta portando fortuna, quindi c'è, cioè, fortuna nel senso che insomma va bene. Vai Moreno. Morena, solo una cortesia, mi dici se per caso ad inizio live, quando ti sei collegato, non ti è partita la pubblicità? Se gentilmente mi dici sta cosa, perché almeno così mi dai conferma se. Ah, quindi ti è partita appena collegato. Appena entrata. E meno male che l'ho disattivata per la pubblicità qua. Ovviamente ringrazio tutti quanti voi che restate, nonostante la pubblicità, collegati a questa live, ovviamente, ma anche a quelli che appena arriva la pubblicità scappano e c'hanno ragione. Ci stiamo andando in direzione Bari. Questa mi sa che è proprio la promo, credo, eh. Ci sono alcune parti che è la promo, ragazzi, comunque tanta roba, veramente tanta roba. Nel mio caso solo a chi smartphone da PC. Ah, ok, credevo che fosse universale, cioè per tutti quanti.
Amici da smartphone, vi chiedo scusa, ma non so perché, ma purtroppo sta pubblicità parte. Vabbè, io ti dirò di più, l'ho disattivata proprio perché le persone, non conoscendo bene il canale, insomma, se ne vanno via subito. Figurati. Permesso. Ah, giusto, non suona perché non ho installato le trombe. Ma pensanti, quelle là sul camion, perché giustamente ho settato i parametri per le trombettelle, quindi giustamente Moreno, gentilmente puoi digitare il comando punto esclamativo uptime punto esclamativo uptime, grazie. Ho fatto la manovra Sardation qua. Comunque è spettacolare questa coppola. Poi Stream Elements dice anche per quanto tempo uno è stato offline. Eh sì, effettivamente. Poi per quanto riguarda l'appuntamento con PC Building Simulator, ci sarà una piccola novità. Vediamo un attimino la situation. Fatelo, perché vi strappano la patente. Morì. Mi è fatta ricordare di quando abbiamo fatto la registrazione insieme, che si è andata dall'altra parte della corsia là, e ho visto volare tutti i libretti, patente, i punti della patente che volava. Ovviamente stiamo parlando di Eurotruck, quindi i malpensanti, fate i bravi. Vai, vai. Ah, questo è cambiato un pochettino. Questi ovviamente ci sono gli accavallamenti dell'aggiornamento di Eurotruck, credo, con quelli di della Promox, credo, eh? È tutto da scoprire, tutto da Talent Scout. E ieri sera poi sono andato a da Coviros e Morven, un'altra coppia di amici streamer. Ma gli faccio pure lo shootout così. Allora, sì. Allora, Coviros, mi pare con l'AI commerciale. Vediamo un po' se funziona. Ah no, non se l'ha pigliato.
Rossi. Perché non lo prende? Ah, devo andarmi a vedere bene come si scrive. Eh sì. Va bene, andiamo avanti nel frattempo. C'è ma festa, ma bertu. Viene do, guanna. Occupy Mars. Ah. È un genere fantascientifico? Quando tornerà il Turbo Star, faremo mangiare la polvere a tutti questi camion. Oppla! A proposito, quando scatta il giallo bisogna fermarsi, eh? Solo se si è in mezzo all'incrocio bisogna liberarlo. Ah, ok. L'hai già provato prima di portarlo? Prima di registrarlo? Io, almeno io solitamente, ho questa abitudine di andarlo un attimino a... I giochi in generale, cercare di capire il loro... Accidenti, è sempre giallo e rosso. E dicevo per capire più o meno il meccanismo per poi poterli portare... Senza fare le figurasce all'isci Gargarozzen. Spingi, spingi. Il bello della... All'inizio, guarda. Grazie, grazie, grande Morino. All'inizio anche io in realtà andavo così. Poi dopo ho imparato a studiarmeli bene prima di registrare o più in generale di creare un contenuto, proprio per evitare di fare delle gaffe. Fatta una manovra proprio azzardatissima. Mi piace di più questa visuale così ampia. Mi sembra abbastanza realistica. Realistica e futuristica. Oppla! Se riesco lo fuoci. Ah, vabbè. Ma tu fai le registrazioni, poi eventualmente puoi provare a farle uscire in cadenza, cioè a determinati giorni. Si consumano le spazzole, ciotto. Oppla! Poi vediamo se riusciamo a trovare un carico. Andiamo da Moreno. È il Moreno schiettuzzi e tuzzi. E allora se c'hai. Se giovedì non è coperta, arrivato a sto punto, fallo uscire giovedì. Se non hai coperto giovedì. E poi magari puoi sempre riorganizzarti.
Vedi le visualizzazioni come vanno e poi puoi sempre valutare eventualmente di cambiare giorno. Fa tutta una serie di valutazioni. Allora, questo qua. Boh, è difficilotto. Allora, dobbiamo fare così. Così. E così. Vediamo se ci riusciamo. Primo colpo, questo mi pare che vado sterzando sto rimorchio. Aspetta con me. Siamo a colpo sterzato. Forse siamo riusciti a farla, in maniera un po' più easy. Allora forse sì. Il consiglio del Gran Maestro Jason. Allora, la cosa che vi consiglio di sbloccare, la prima cosa è la guida economica. Quella è la più complicata. Fatela all'inizio perché su tratti brevi vi permetterà di sbloccarlo subito. Perché più le tratte saranno lunghe e più di conseguenza sarà anche più lento poi sbloccare le altre, com'è che si dice? Le altre abilità. Quindi vi consiglio di sbloccare la prima, queste qui. Allora, passiamo al volume perché mi rendo conto che ecco qua. Allora, andiamo a modificare un attimo i parametri. Allora, c'erano i tasti. Allora, tergicristalli, clacson, questo. E tergicristalli, questo. Poi manca il cruise control, che è questo. Poi, un attimo solo perché ok, devo ancora ricordarmi un po' la configurazione dei tasti perché qua è un po' complicato. Allora, questo il tasto alto. Tergicristalli, cruise, e hanno aggiunto un bel po' di cose. Alterna cruscotto, ecco, questo mi mancava. Perfetto. Ok, abbiamo, credo di aver presa tutto. Allora, vediamo qualche altra. Ok, tanti io mo mi faccio questo giretto qui, poi termino anch'io. Allora, vediamo un po' di andare verso. Spostiamoci a Roma. Vediamo un po' a Roma. Grecia, no, un po' lontanush. Sassari, no. Cerchiamo di salire. Andiamo verso Parma.
Sì, andiamo verso Parma. Allora, le pere. Vabbè, andiamo a Sassari. Eccolo qua. Allora, sistemiamoci un attimo. Salutiamo il nostro marino, naturalmente, nel frattempo che ci sistemiamo la situazione qua. Gradi, ma forse un po' troppo è così. Sì, un po' troppo. Così già è più realistico, vai. Esploriamo la zona. Qua andiamo ad esplorare i punti interrogativi qua. Appena avremo l'occasione, ovviamente andremo ad acquistare il Turbo Star del mitico Ralph, che ci sarà una novità e sicuramente la vedrete su YouTube. Infatti ci sarà un video dedicato a questa nuova all'inaugurazione di questa nuova serie, appunto dedicata al Turbo Star di Rap. Andiamo sempre dritto qua. Ok. Stiamo esplorando un po' sta mappa qua. Sì. Ah, questo è l'hotel. Il bar di Moreno. Bar Moreno. In realtà mi ero distratto, devo essere esigente. Mi ero distratto e quindi molto, in maniera molto elegante, per non fare una figuraccia, ho fatto finta di andare in esplorazione. E dai, io voglio dire, hai una nuova mail. Le mire, noi stiamo trasportando le pere qua. Poi dopo mi vado a cercare la mappa che mi ha consigliato la Zappassorta, perché fra le altre cose era una mappa che già tempo fa avrei voluto installare, quindi per questa occasione andrò a prenderla e a provarla. Mi serve, così come dobbiamo trovare un concessionario Iveco per poter acquistare il mezzo, e che dovrebbe essere proprio qui a Roma. Oh, sta parte è cambiata però, eh? Sì. Questa rampa qui, se non ricordo male, non era aperta. Ho messo comunque tanta roba, ragazzi, Eurotrack, gli sviluppatori di SCS hanno fatto veramente un grande, grande lavoro.
hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Congratulations to SES staff for the great job you've done with this game. This game is awesome. Abbiamo il limitatore bloccato a 60 km orari. Ok. Però ho notato che Eurotruck è diventato un po' pesantino, ultimamente. Ultimamente gira un po' a fatica. Vedremo se rilasceranno una patch. Per correggere questo problema, anche loro hanno pensato di sviluppare il software per una per macchine, diciamo così, di un certo con determinate prestazioni, ecco. Benvenuti ragazzi qua nel mio canale YouTube. Raga, come state? Spero bene. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare le notifiche e di spucciarvi ci vuole. Moreno, ti ricorda qualcuno? Io non faccio nomi. Vediamo se lui riconosce chi sto imitando. E tunsi tunsi, come dice il Moreno. Vai, vai! Ha pagato Moreno, ragazzi! Io ho solo anticipato. Come ha fatto lui nel suo video, che vi invito ad andare a guardare. Quando ha fatto una bella trasferta e ha preso non poche multe. Tanta? Si è sentito pure il motore rallentation slowing down. Sta trasferta notturna proprio non ci voleva. Thank you.
Esta trasfierta nocturna de las noches non se volevas. Ay, 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 os. Quindi dobbiamo scendere. Dov'è che dobbiamo andare? A Napoli. Caspiterina. Ne vediamo delle belle. Ma credo che continuerò forse off camera questo viaggetto. Vai, su, dobbiamo acquistare il mitico Turbo Star che è sempre con me e con te e anche con Moreno che sta aspettando che si carichi il Shoki prima della reccata, come dice lui. Aspettando che si carichi il software del nostro motorino, gli auguriamo buona reccata. Anzi, come si dice in italiano, buona registrazione. Ovvia! E naturalmente saluto anche Neofernbus, un altro amico del canale che vi consiglio di andare a seguire, mi raccomando. Non si dice Naja, ma Schenada. Cassino centro. Teniamo su un sacco di strada da fare. Un casino di stradas. Un sacco, mucha strada. E salutiamo Natalie Estrada. Olei! Che manco sa chi sono e forse nemmeno voi sapete chi è. Googolate, googolate, poi mi direte. Let me know. Guidare con prudenza. Esattamente. Napoli Catanzaro, non so. Sì, Napoli. Questa sembra l'uscita di Nola, direzione centro commerciale, quello là a forma di vulcano, quello buono, che saluto. Oh, che è successo? Fatto una manovra leggermente a Salvation, eh?
Yes, ok. Permesso, signora, permesso, fate passare. Sono il tipo della tipo Fiat. Oh, via. Ci dobbiamo imbarcare a Napoli. Napoli-Bari. Sarebbe direzione Caserta. Qua dobbiamo uscire. Schmaffe. Fino a dove? Siamo arrivati al casello di Caserta Sud, no, questo è il casello Napoli. FNS. Hashtag FNS. Enemuel de San Blas, sola, sola con suo spirito, sola, sola con suo amore, ma sola. Enemuel de San Blas, allora, vola rotonda, porto, puerto. Aquí tenemos el trayecto para andar en la isla de la Sardinia. Puerto. Così almeno siamo un po' più concentrati. E non ci facciamo distrarre dal navigatore che parla sempre. Cherry, cherry lady, did the locomotion, did a little motion, later than the night. Cherry, cherry lady, did any commotion, tozzetozzo. Ora dove sei? Salutiamo Mr. Aya. Il nostro alias, il nostro Alessandro di fiducia. E saluto anche la nostra mitica Gaia Case, insieme alla nostra guerriera underscore GC, la Jenny, la mitica Eliza, che è il super capo capa di tutti i moderatori, moderatrici, tutti quanti si mettono sugli attenti quando arriva l'Elisa, ragazzi.
arrivati un po' troppo veloci, vorrei dire. Ha trovato una censia. Oh, censia investigativa d'Eric, di Enrico Carmine. Dai, su, adesso ci imbarchiamo sul traghetto. Ma qua è cambiato, ma così. It looks so different. I don't know if it is an impression or not impression, but it looks different. Andiamo in Sardegna, nella regione del nostro Dennis. Ma anche nella regione del nostro Ludovico Sardegna, che saluto naturalmente. Insieme approfitto anche per salutare Maurizio Max, un altro moderatore del canale. È in Sardegna, ovviamente. È anche la regione della nostra Manuela del Drago, la nostra Manuelona nazionale. Direzione l'uscita. Limite 50 km. Allora, 50 km. Allora, uscire a destra, sortita, uscita. Thank you.
Oristano. Aiuto. A 70 km orari dovrebbe essere su questo tratto di strada qua. Oh yes. Passa, passa. Yes. Yes. Mi sa che Moreno è riuscito a far partire.
la situazione. Ottimo, dai. Noi dovremmo essere quasi arrivati a destinazione. Sassari. Aio. Mullargia o mullargia? Fatemelo sapere nel commento. Possiamo commentare sulla video. Ehi, poi sei tornato. È riuscito a partire? O sta ancora in fase di caricamento? Ahia! Quella è su Steam, giusto che l'hai preso, perché vedere se potevi farlo partire in modalità in modalità compatibile là, vedere se ti partiva con un'altra cruise. Spero, vabbè, è capitato che a me fa. Caccia. Ah, mi sa che ore sono qua. Ah, perché sera. Cazzo, ma fregato. Ah, è vero, in autostrada, però l'ho scordato. Wow. E dato se non fosse passata quella pattuglia, probabilmente, boh, non mi avrebbe. Ma qua non ho capito. Dovrebbe essere. Eh sì, mi sa che è il tramonto. Quanto tramonta il sole è sulla playa. Ah, ma quindi è pesante. Ma tu l'hai caricato su un disco meccanico o su SSD? Che a volte pure quello può fare la differenza. Che su disco meccanico a volte è un po' più. Ah, ok, allora forse perciò ci impiega un po' più di tempo. Mi sa che forse abbiamo svelato l'arcano. Mi sa che abbiamo svelato l'arcano. Allora sì, quando è così è abbastanza normale che ci impiega un po' di tempo per partire. Ah, caspita. È veramente abbastanza complicatuccio da far girare. Com'è che si chiama quel tipo di. C'è un tipo di tecnologia di videogiochi che. Adesso non mi viene in mente il nome, che è pesantuccio. È Real Engine, che rende parecchio pesante. Ah, allora sì, allora è normale. Allora è normale. Allora mi sa che è proprio normale. Ci impiega un po' più di tempo, eh. Allora è tutto chiaro. Limpido, ombra chiaro.
Vediamo un po' se riusciamo a fare la manovrisce here. Ok, ci siamo quasi. Devo stringere ancora un po'. Ok, vai. No, sono andato troppo. Ah, ok. Ma Unity è il, diciamo così, è la casa che ha pubblicato il gioco, no? Ecco qua. Parcheggiata un po' così. Ovvio, ragazzuoli. Allora, vediamo solo se riusciamo a sbloccare almeno il concessionario Ivico, rivenditore mod. Vediamo un po', eccolo qua. Noi ovviamente questo lo sbloccheremo. Allora, vediamo un attimo una cosa. Beh, sì. Mi sa che è fattibile. Non vi tolgo la situazione, comunque. Nel prossimo video, ovviamente, prossimamente faremo il nostro acquisto. Quindi approfitto per salutare e ringraziare tutti coloro che sono passati a salutarmi. Ringrazio Moreno per essere passato a salutarmi e soprattutto a tenermi compagnia. Ringrazio anche Gaspari, ringrazio anche il nostro Dennis che è passato a fare un saluto veloce veloce. L'appuntamento con Euro Truck Simulator 2 è per la settimana prossima. Ci saranno delle novità. Non vi anticipo nulla, non vi spoilerò nulla. E quindi approfitto per ringraziare moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi siete iscritti ai miei canali social. Ringrazio ancora una volta Davide underscore mod. Ringrazio Raffaella, Gio 7986 e tutti coloro che si sono iscritti al canale, che naturalmente fra qualche giorno ringrazierò. Quindi approfitto ancora una volta per ringraziare tutti voi che avete guardato questo video per intero su Twitch. Mi raccomando, vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link dei miei canali social, oltre naturalmente a trovare il link per acquistare dai piani bio. Mi sembra di aver detto tutto. Per gli amici di YouTube, inoltre, nella descrizione del video trovate anche il link per visitare la pagina Facebook di Rough Garage, il link del loro sito internet e un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati multipiattaforma fino al 70%. Quindi, caro Moreno, grazie ancora per la compagnia. Naturalmente, vi auguro una buona continuazione, amici di Twitch e di YouTube. E quindi grazie mille a tutti. Thank you so much. E state buono, why you? Grazie ancora a tutti. Vai. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I piani bio, mangio bene anch'io.
www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.